presentato il nuovo album dei Negrita, L'uomo sogna di volare. Il disco nasce dall'esperienza raccolta dal recente viaggio in Sud America. In questi luoghi, infatti, la band ha raccolto, sia dal punto di vista culturale che da quello sociale, numerosi spunti creativi. Parliamo del titolo del vostro disco. Beh, credo che l'ambizione ad elevarsi oppure a trovare sempre una nuova frontiera per l'uomo sia stata una dei carburanti maggiori, insomma, dall'inizio dell'umanità. Noi con questo titolo abbiamo voluto esprimere comunque quello che concettualmente è dentro l'album, insomma, abbiamo cercato di parlare di determinate cose, comunque sempre di sogno e speranze, a volte diciamo di successo, a volte invece che si infrangono da qualche parte. E, più o meno il sunto del disco è racchiuso dentro questo titolo, che è estratto da un pezzo, ovviamente, che parla. Ma Driga è molto più bravo a spiegare questa roba, io a volte mi impappino. Siccome i testi li scrive Babbo Di Pavo, poi dopo quando lui deve trasmettere. No, sì. L'uomo sogna di volare, per noi è come volevamo trovare una piccola frase che racchiudesse un po' il significato di quello che è stata la nostra esperienza, il nostro viaggio in Sud America. E guardando negli occhi dei bambini nelle favelas dove noi abbiamo registrato l'album, ci siamo resi conto che tutti, al di là delle differenze economiche, perché noi viviamo in un paese dove la ricchezza è certe volte per noi è data per scontato, ci sono posti in cui in realtà si riesce a essere felici con molto poco. Dopo questo viaggio voi ci ritornereste? In Sud America stai parlando, ma io ci tornerei alla grande, ma non solo io, tutti noi, insomma, è un posto che in un certo senso una parte di noi è rimasta là. Un episodio particolare? Un episodio particolare, beh, una notte di vera magia l'abbiamo vissuta al nostro primo arrivo a Salvador de Bahia, dove un musicista che poi ha suonato le percussioni nel disco e suonerà con noi per questa parte della tournée, ha tenuto un concerto la stessa sera del nostro arrivo e aspettava proprio che noi fossimo presenti per cominciare il concerto e ha praticamente fatto un'esibizione straordinaria, magica. Va bene ragazzi, è stato bello, grazie. Grazie, ciao. Mayday, mayday, I've been shot, mayday.